Campagna elettorale, poi ci spiegherà così anche bene com'è la situazione. A un certo punto lei ha ritirato in ballo la possibilità di un condono edilizio, però spieghiamo bene. Non è vero? Lo so, infatti già sapevo che mi avrebbe detto, non è vero, quindi adesso vado a... Non l'ho mai pronunciato la parola condono. Cioè lei condono. Ha detto, si comincia... Ho detto soltanto che tutte le cose si devono si fare possono cominciare. Col buonsenso e in modo intelligente. E che sia a Napoli si deve... per decisione presa, abbattere una casa dove c'è dentro una famiglia con molti figli che non sa dove andare, bisogna con buon senso, anzi ho detto fin quando ci saremo noi al governo, prima bisognerà trovare una sistemazione opportuna per questa famiglia, soltanto dopo si potrà abbattere questa casa. Sfido chiunque a dire che è una cosa sbagliata. E noi adesso le faremo sentire proprio delle testimonianze che questo dicono. Lei però non aveva detto dovrà dichiarare all'inizio dell'attività proprio per, come dire, sfrondare quelle che erano tutte le procedure burocratiche prima di cominciare a costruire, che sono molte, dovrà dichiarare all'inizio dell'attività, assumersi la responsabilità di rispettare le leggi e solo dopo verranno i controlli? Allora, esattamente, questo è fondamentale. Questo l'ha detto però. Intanto l'edilizia con la tassa sulla casa di Monti ha perso 450.000 posti di lavoro e altri 100.000 posti di lavoro sono state sperse dalle attività che dipendono dell'edilizia, mobili, eccetera. Allora c'è bisogno di rilanciare l'edilizia, i francesi dicono giusto, quand le bâtiment va, tu va. Quando l'edilizia va, l'economia funziona. Allora, cosa succede? Che c'è un principio che è nella nostra Costituzione, un cittadino è libero di fare tutto ciò che non è espressamente vietato dalle leggi del suo paese. Se io voglio aprire un ristorante, una farmacia, costruire una casa, ne faccio comunicazione al comune e poi la costruisco. È mia responsabilità rispettare le leggi urbanistiche e i regolamenti sanitari vigenti. Finita la casa, viene una commissione. Stabilisce. Vede se tutto è a posto, se c'è qualcosa che non è a posto, mi dà un tempo necessario, i bagni sono sbagliati. E la butta giù. 3 mesi per rifare i bagni. Viene alla fine, li ho messi a posto, benissimo, non sono riuscito a metterli a posto, quindi li ho sbagliati in partenza, multe salate, ma la buttiamo anche fino giù, addirittura all'abbattimento dell'immobile. Allora le faccio sentire questo servizio girato in campagna di Claudio Papaianni, di case che sono sorte prima, diciamo, della... recentemente negli anni passati, e che è quello che viene definito, perché sapete che è molto, come dire, ambigua poi il confine, abusivismo di necessità. Io solo questa ci avevo di casa, non è che ne avevo altre. Adesso c'è solo terra. La casa di Carmine a Casal di Principe è stata abbattuta. Era abusiva, se l'era costruita, come quasi tutti da queste parti, con le sue stesse mani. Ho cominciato il 2000. È finito? E ho finito il 2008, quando mi sono sposato. E nessuno ha mai detto niente? No. Tacca nella casa. Questa era la casa? Questa era. Bassa, 4 scalini. Casa era una giacimondonna. Qui stiamo con la mitra sloca e qui stiamo portando per trasino. Questa è la mattina e la notte. Questa, Io ero alle 7 che dovevo andare a lavorare. Ho già aperto un portoncino. Abbiamo un ordine di abbattimento della casa. Ah, pensa c'è niente. Comunque noi alle 8 dobbiamo iniziare a buttare giù. Carabinieri, vigili del fuoco. La forestale. Autoambulanza, perché sapevano che tenevo una mia mamma che era malata terminale in casa. Ma non poteva chiedere la licenza. E mi hanno detto che io non potevo chiedere la licenza. Invece non era vero, la potevo chiedere. Un geometra mi ha detto che non potevo farlo. Così funzionava, gli davi la licenza e non ti rispondevano a costruire. Così fanno tutti, hanno fatto. Purtroppo. Ma il punto è che non è che uno non si è posto il problema, è solo come funzionava l'amministrazione qua. E anche se arrivava una documentazione, una cosa, diceva vabbè non ti preoccupare, invece poi è venuto la fine. Da allora Carmine vive con moglie e 2 bambini in questo appartamento, ospite di una parente. 2 stanze fredde e umide, pure queste a rischio abbattimento. Vieni a vedere che ci sta qua fuori. Guarda che casa,
confiscata. Questa è confiscata abusiva? Confiscata. Quella noi da Soma pure è confiscata. Anche quella è confiscata? Sì. Di chi era quella casa? E quella penso era di Valterino. Valterino. Ah, quella è la famosa casa di. Sì. Quella di, ispirata a Scarface. Sì. Quella? Sì. Cioè la sua è andata a terra e questa. E questa sta in piedi. Il camorrista, la casa sua abusiva, noi ce l'abbiamo pigliata e l'abbiamo sanata, per legge, dobbiamo sanarla subito e dobbiamo utilizzarla a fini sociali. Tutto il resto è l'abusivismo che non ci azzecca col camorra e che io devo buttare a terra. Col paradosso che la casa del camorrista resta in... sta lì, sta in piedi, certo. Renato Natale è il sindaco anticamorra di Casal di Principe, che il clan dei casalesi voleva uccidere. Abbiamo tra le 1.500 e 2.000 abitazioni abusive, di queste circa 200 sono pronte per essere abbattute. Nella lista degli abbattimenti c'è anche la casa di Giustina e Vincenzo. A vederla, nella sua maestosità, non sembra un abuso di stretta necessità. Fine 2012 abbiamo avuto questa avviso di abbattimento. Infatti ancora adesso i bambini hanno ancora paura che comunque io vado a lavorare fuori e loro hanno la paura che tra la sera e la mattina viene qualcuno a buttarci questa casa a terra, io non ci sto. E ovviamente però guardandoci intorno è una casa sontuosa, no? E me lo so fatto con le mie mani, sì. Un po' di aiuti di mio fratello, mio cognato, mio papà. Perché l'ha costruita senza un permesso? Come hanno fatto gli altri, ho fatto pure io. Però lo so che ho sbagliato. Com'è possibile che un cittadino normale, non legato ai clan, si svegliava la mattina e si costruiva una casa? Per l'assenza dello Stato, per l'assenza delle istituzioni. E chi doveva dire, guardi che canza può fare o si può fare. Per 30 anni o 40 questa realtà è stata dominata da una dittatura militare che è quella della camorra. Ma dico, questo Stato che ci ha lasciato in una situazione di questo tipo, lasciando pochi di noi a combattere contro il mostro, oggi si presenta davanti a questa popolazione che ha questo tema e si presenta con la ruspa. Allora va punito, perché va ristabilito il principio che ci sono, le leggi vanno rispettate, ma le leggi se sono eccessivamente pesanti diventano inapplicabili e se sono inapplicabili resta soltanto l'immagine negativa. È ipocrisia che serve a farsi una campagna elettorale in alcuni posti d'Italia, tutti credo che abbiano un minimo di buonsenso, sanno che non è possibile. Ecco, adesso ci rimane davvero poco tempo. Bene. E queste sono alcune abusivismo di necessità, ma pure esagerato, perché visto che ora si era fatto un villone, diciamo. Sì, però mi lasci dire, il dovere è comune. Che dobbiamo fare? Perché Salvini dice che vanno buttate via con le ruspe. Quando si fa la domanda al comune per una licenza edilizia, si aspettano mesi o addirittura anni. E quindi, e questo è anche una forma per la corruzione. Vuoi la licenza? E allora paghi. E questo è successo dovunque. E io mi sono tirato fuori anche dall'edilizia a Milano perché non potevo accettare di dover pagare i vari uffici. E sa cosa dicevano in comune? Vuoi la licenza? Devi andare con l'assegno in bocca per in ciascuno di questi. E non ho più costruito a Milano io per questo fatto. Senta, Presidente, due domande voglio farle. Lei ha seguito questa polemica che riguarda il museo egizio che ha investito in pieno Fratelli d'Italia? No, non l'ho seguito.